Inaugurata ieri a Battipaglia, al Belvedere, una nuova librovia di Civicamente. E ogni casetta dei libri custodisce una storia ed è nata con un'idea e con un intento dell'associazione battipagliese. Quella inaugurata ieri è stata voluta fortemente da mamma Samantha e papà Antonio, con una vita tutta da scrivere. Abbiamo deciso perciò di rendere questa fermata della librovia un crocevia di racconti e storie, hanno detto i soci di Civicamente. Presenti alla manifestazione lo scrittore Diego De Silva. È un'emozione perché con Samantha ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo vissuto le nascite dei nostri bambini insieme. Io ho un bambino di 6 anni, quindi so che significa vederlo sognare, perché una delle parti più belle della mia giornata è quando la sera, prima di andare a dormire, mio figlio viene vicino a me e dice: papi, mi leggi una storia. Allora io prendo uno dei libri che lui ha, oppure che ha preso in prestito dalla casetta, e gli leggo questa storia, questa fiaba. È importante perché i bambini devono sognare. Una cosa che purtroppo manca oggigiorno è il concetto di sogno, il concetto di un qualcosa che sembra lontano, qualcosa che sembra irreale, ma che in realtà poi costruisce il carattere dei nostri figli e gli fa capire qual è il bene e qual è il male, perché molto spesso dietro alle fiabe che sembrano semplici, sembrano storie a volte anche irrazionali, c'è sempre un concetto di bene e di male. E quindi è importante che i nostri figli crescano leggendo le fiabe, oltre che vivere la quotidianità che viviamo, perché fortunatamente rispetto a tante generazioni fa i nostri figli materialmente hanno tutto, e questa è una cosa che ovviamente ci dà un vantaggio rispetto a un passato. Proprio perché si ha tutto, è necessario che a volte si sogni e si capisca che magari ci sono persone che questo tutto non lo hanno. Ci sono persone che vorrebbero realizzare dei sogni e non li realizzano perché non sono persone fortunate come loro, perché tutto sommato siamo in una società dove sì, ci sono dei casi rari dove ci sono persone sfortunate, ma soprattutto in altre zone del mondo quello che abbiamo qui non c'è. E quindi è importante che i nostri figli capiscano cos'è il bene, cos'è il male, capiscano cos'è un sogno e capiscano soprattutto che ci può essere un obiettivo nella vita, che è quello che devono costruire già adesso, già da quando sono piccoli, nel rispetto delle persone che hanno accanto, perché questo è fondamentale.